Salve, proviamo a rispondere a questa domanda oggi. Perché Dio avrebbe mandato il figlio sulla terra? Dio ha mandato il figlio in mezzo a noi, nell'umanità, non lo avrebbe mandato. Certo sembra una cosa un po' eccessiva, no? Però senza che perdiamo tempo, il Vangelo lo dice abbastanza chiaramente. Dio ha mandato il figlio sulla terra senz'altro per farsi conoscere e per salvarci. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito. Dunque, quello che ha mosso Dio è l'amore e ha donato quello che ha di più prezioso, il suo figlio. Lo ha donato per amore. E che c'entra, dice? Perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Perché se non conosciamo Dio, che si conosce attraverso il suo figlio, siamo perduti, ci perdiamo nelle cose della vita. Nelle cose difficili della vita, quando andiamo in crisi, quando ci ammaliamo, quando ci sentiamo abbandonati, quando un matrimonio fallisce, ci perdiamo nelle crisi. Anche nelle cose stupide a volte ci perdiamo, no? Perdiamo il senso della vita, facciamo fatica a affrontare la giornata, le cose più banali. Senza Dio, senza conoscere Dio, ci perdiamo. Dio, infatti, ha mandato il Figlio nel mondo non per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. Se Dio si fosse limitato a darci una legge, sarebbe stata una condanna, perché noi non siamo capaci di adempiere la legge. Noi ci illudiamo che bastano le istruzioni per l'uso, leggi sto libro e allora ti comporti bene e tutto riesce. Non è vero, non è vero. C'è un rapporto vero con Dio, un rapporto d'amore, e questo è possibile tra pari. Per questo Dio manda il Figlio fatto uomo, perché possa essere tuo amico, possa guidarti. Però c'è un'altra condizione che si deve adempiere perché questo si realizzi nella nostra vita. Dice che chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Cioè il Signore Gesù vuole un rapporto vero. Allora, quando entriamo in relazione con Lui, non solo conosciamo Dio, conosciamo anche noi stessi, il buio che c'è in noi, il male che c'è in noi. Per questo dice, chi fa la verità viene alla luce. Chi ha un rapporto vero con me, col Signore Gesù, viene alla luce. Tira fuori tutto il male che ha dentro perché il Signore possa risanarlo. Perché il Signore non ci giudica mai. Questo dice, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicarci, ma per salvarci. Per salvarci deve curare le nostre malattie. Se noi vogliamo essere autonomi, ci crediamo sani, pensiamo di curarci da soli, siamo perduti, siamo nelle tenebre. Chi ci salverà? Rifiutiamo il Signore. Ma se oggi ti fidi un po' di Gesù Cristo, il Figlio che ha mandato nel mondo, il Signore Dio ti salverà, ti darà una vita piena, gustosa, bella da vivere. Ti benedica il Signore e ti protegga.